Horror 2, tra poco su Voi! Iniziano i telefilm di Boeing! Mi piace quello che hai detto. Anche tu per me sei una donna speciale, Delfina. Sei una donna che ha stile. Molta classe. Sei così dolce a dirmi queste cose. Comunque, spero di non averti messo in imbarazzo. No, 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 per niente, per niente. Tu sai che sono una persona diretta e che non ho paura a dire quello che penso e che sento. Ah, sì. Si intende che per me gli impegni non durano per sempre. Ma certo, però sarà così finché non incontrerai la donna giusta per te, no? Penso che te ne accorgerai subito quando lei apparirà. La donna giusta per me. La donna giusta, vediamo. Dimmi, secondo il tuo punto di vista, come dovrebbe essere la donna giusta? Una donna molto sicura. Per esempio, una persona appassionata, una donna che non abbia paura di impegni, ma senza legami. Una donna che, per esempio, non voglia sposarsi. Fermo un istante. Fermo un istante. Che cos'hai lì? Lì dove? Qui. Oh, è una ciglia. Una ciglia, dici? È una ciglia che ti è entrata in un occhio. Oh, Massimo, scusami, non so cosa mi sia successo, che imbarazzo! Per carità, ma che vergogna! Questo conte da strapazzo è un misto tra un Don Giovanni compulsivo e un galletto spennacchiato! Ma che cattivo gusto, si bacia con quella strega! Ma non lo sa che quella è un drago e ha la lingua di fuoco? Vorrei morire! Se quella è una dama, allora vuol dire che io sono la Pompadour! Ma io me ne infischio, che me ne importa! Ascolta un po', stai parlando di me? Figurati, pensi di essere l'ombelico del mondo? Che mi porta a me di parlare di te? Rispondete, rispondete! Da qui si sente tutto, Florencia. Una storia che è tu historia, una risa che es tu risa, el amor que no se muerde y la misma canción. Es el sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Llega flor y sienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas y voy a volar con vos. Y el milagro de la vida hoy te da la bienvenida. Cuando flor y sienta baila, se nos prende el corazón. Coco, co, corazones contentos, coco, coco, co, corazones al viento. Bene, bene, niente fretta. Aspettate lì il vostro turno. Ora vanno loro due. In gamba. Come va? Bene, ora tra 5 minuti iniziamo. Non hai caldo? Non ti va di fare un bagno insieme? Beh, no, adesso devo lavorare. Andiamo un po' in acqua, te lo ordino io. Come in acqua? Tra pochissimo inizia forza. Il concorso. Non importa, forza. È solo per un momento, eh. Mi hai mentito, imbroglione! Ferma, ferma, Rosio, via, ferma, lasciami, fermati. Lasciami. Perché mi hai spinto? Perché mi hai mentito, quel tatuaggio è il marchio di Franco. Il tatuaggio? Ma sì, che tatuaggio. Dici? No, no, no. Ma no cosa, non mi raccontare storie, dimmi chi sei, sei Franco, sei Nicolas, chi sei? Tutti e due. Come tutti e due? Spiegati, non sì, ci capisco. Sì, 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 è che noi due ci siamo fatti il tatuaggio quando eravamo piccoli ed eravamo molto uniti. Volevamo qualcosa che ci unisse di più e ci siamo fatti un tatuaggio, ecco qui. È questo.
È molto strano, molto strano. Perché strano? Siamo gemelli e i gemelli di solito sono affiatati. Fino a un certo punto, poi la vita dopo ci ha allontanati un po'. Sei molto sospettosa, Rosio. Sì, proprio così, e voglio parlare con voi due insieme. No, non ti abbasserei a parlare con quello stupido. Sì, che mi abbasserò, digli che voglio parlarvi insieme, no, uno accanto all'altro. Andiamo a cercarlo subito. Tu credi di essere il centro dell'universo e pensi che tutti perdano tempo a parlare di te? Smettila di blaterare. Ma siamo il ministero della difesa. Adesso ci manca soltanto che cominci a toccare. Finiamola di dare scandalo, eh? Scandalo è quello che dai tu baciandoti con questa donna. Non hai paura del suo veleno? Serve un antidoto, serve un antidoto. Ma smettila di fare questa commedia, sei così noiosa. Scusate. Tutto bene? Un'emergenza. Che succede? Ma ti senti bene? Sento che sto svenendo, non so che mi succede, ma sto svenendo, svengo. E voi non sapete, ma arriva il nostro miglior cliente, super fresh. Mi scusi, signore, e se vedono una sola lattina di plunky, mi suicido. Poverina. Beh, sì, capisco, capisco, è grave. No, è grave. È grave, è gravissimo, gravissimo. Sì, infatti, è successo qualcosa, non so cosa. Hanno contattato un'altra agenzia, una catastrofe. C'è una riunione tra poco, ora svengo. No, un momento, aspetta, perché non ci dici cosa possiamo fare noi per aiutarvi? Niente, voi niente, il signor Massimo è la nostra unica ancora di salvezza. Lui? Io? Eh sì, tutti i clienti stanno aspettando di vedere l'immagine del nuovo leader. Sono sicuri che lei potrà salvarli. E per questo le hanno dato l'incarico, no? Sei sicura che si riferiscano a te e a Delfina? E chi altro può essere stupido? Le streghe siamo noi! La strega maggiore sono io! E la strega minore è Delfina! Non parlare così che mi fa impressione, Malala! E tu smetti di tremare, così non riesco a pensare alla vendetta. Dovresti tremare come me, Malala, non ti capisco! Per quale ragione? Per quale motivo? Per il capriccio di un qualunque moccioso da strapazzo? Neanche per sogno! Malala si rafforza! Vogliono la guerra? E guerra sia! E tu, Boniglia? Eh? Sarai la mia truppa d'assalto! Sì. Aspetta, spiegami un po'. È perché stai crescendo e hai ormoni impazziti? Sei diventato un imbrattamuri, Martin. Ma sei pazza? No, venite ragazzi, che vi spiego. Voi siete piccoli e non capite. Allora, Massimo mi ha fatto capire che la mia parte più intima vuole essere un rolling. E basta con tutta questa psicanalisi, con i problemi. Basta con tutto. Perché la libertà è libera e anch'io sono libero, capito? In conclusione, la libertà sono io. E voglio che tutti sappiano che sono libero di fare quello che voglio, dove voglio e quando voglio, capito? Basta! Però, senti, guardiamo la TV! Ah, certo, ora ci sono i cartoni animati! Dai, basta vediamo! Basta con queste scocciature! Cosa possiamo fare adesso? Vuoi giocare, piccola peste? Nessuno si muova! È così che voglio vedervi! Silenzio! No, no, nessun silenzio! Ditemi immediatamente chi è stato a scrivere con la bomboletta spray niente meno che nella suite di Malala e Delfina! Chi è stato è uno! Chi è stato è due! Attenti adesso, chi è stato è tre! Hai qualche problema, amico? Sono stato io. Ah, no! Hai un bel fegato! Ti rendi conto, ragazzo? Sai una cosa? Sono questa libero! Questa confessione ti costerà cara! Sei in arresto! Sei in arresto! Guardatevi di torno! La libertà è libera! Io sono libero! Io sono libero come la libertà! Io sono la libertà! Viva la libertà! Ragazzi, mi piace la maglietta che ho comprato! Che bella! Dammi qua! Ridammela! Ehi! Non c'è, non vedi che non c'è? Non è possibile, io voglio vedervi tutti e due insieme. Sì, ho capito, però se non c'è, che possiamo fare? Lo materializziamo. Chiamalo al telefono. Cosa? Chiamalo al telefono, Nicholas, non fare il finto tonto. Sì, subito. Non so se c'è campo, perché di solito... Forza! Sì, ecco. Pronto, Franco? Sono Nicholas, come stai? Bene, io molto bene. Sì, ma non parlarmi così, io non... Ma sono tuo fratello, io... Pronto? Attaccato. Senti, Rosio, se non ti fidi di me, no, io non no, so... No, Nicholas, no, perdonami, no, non so questa fare situazione, così, dai, mi starei male. Avete visto Franco? No, veramente lo cerchiamo anche noi. Sì, a volte si smaterializza, comunque non c'è. È andato in centro da un po' e non l'ho più visto. Che guardi? No.
No, niente, niente. Non mi dica così, signor Massimo. Che importa se è nuovo nell'azienda? Un uomo con le sue capacità, dico, la sua esperienza. Capacità ed esperienza per conquistare Miss Drago. Stai esagerando. Che ordinaria che con sei. Te non voglio più parlare, giurin giurello. Scomparirai dalla mia vita così, con uno schiocco delle dita. Sì, eh? E tu preparati, perché con lui a capo dell'azienda la Fritzenwalden affonderà in 2 minuti. Tra 2 minuti c'è la riunione e non c'è il creativo. No, buona, calmati, calmati. Portami i documenti o quello che serve, io sistemo tutto. Grazie, signor Massimo, lo sapevo. Oh, addio, azienda. Beh, andremo a vendere hot dog negli stadi. Ti sembra una cosa molto divertente? Non capisci che è grave? È maleducata e dissennata. Sì, sì, il ciao, sì, sì, ciao. E anche bocca larga, indecorosa. Quanto sei noiosa. Il ciao, ciao, la dissennata. Infantile.